Ariano è il territorio delle 100 masserie. Come potrà essere declinato nel futuro questo aspetto così importante del grande calderone che viene spesso identificato come il turismo itinerante, il turismo culturale delle nostre comunità? Le 100 masserie sono il nostro brand. Per farlo conoscere ci devi andare. Come? Con i camminamenti, con quindi tutta una serie di attività che sono compatibili con quello che è il rispetto della natura, con quello che è compatibile con il rispetto della salute, e noi puntiamo appunto a valorizzare quelli che sono gli aspetti incastonabili nel rispetto dell'ambiente, anche della storia appunto delle masserie. A quel punto la cosa più importante sarà poi rivitalizzare tutto quello che fa cultura attorno a questo brand. Tutto quello che fa cultura è di fatto rappresentato dalla storia, dalla rivitalizzazione delle manifestazioni che in passato ne hanno sancito anche la fortuna stessa di Crispiano. Quindi praticamente le 100 masserie, il nostro brand, devono diventare il palcoscenico su cui si esprime Crispiano, e deve esprimersi, come dire, attirando gli investimenti, attirando l'attenzione non solo di quest'area geografica, ma io allargherei la visione a tutta la Puglia, e magari attirerei, se è possibile, gli investimenti di chi appunto è attratto da questa bellissima terra. Il 14 e il 15 maggio vota Natino Costantino sindaco di Crispiano. Fortunato chi guarda al futuro.